Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Prepariamo insieme il curry, però vegetariano. Anzi, direi proprio vegano. Ecco gli ingredienti. Sto usando un 600 g di ceci già cotti. Poi userò del curry e della paprika. Un cucchiaio di farina 00. Poi 5 carote. 2 porri. Olio extravergine di oliva, sale quanto basta. Poi aggiungerò anche 400 g di riso basmati che cuocerò per assorbimento, quindi con 800 g, quindi il doppio di acqua, e una confezione di latte di cocco. Io quello light, ma voi se lo trovate comprate quello intero perché è molto più saporito. Iniziamo subito. Come prima cosa, riso in acqua, accendo la fonte di calore e faccio andare per assorbimento. Prendo un cucchiaio di farina, un bel cucchiaione, lo verso in una tazza, prendo un po' d'acqua e disciolgo la farina nell'acqua e la metto da parte. Questo mi servirà per fare addensare poi il sughetto del mio curry, per farlo diventare una cremina buonissima. All'interno di questa tazza metto anche un cucchiaio di curry e un po' di paprika dolce. Voilà, ma sì, esageriamo. E sciolgo le mie spezie con acqua. E metto da parte. Prendo il porro. Io lo faccio col porro, ma potete farlo anche con la cipolla. E che proprio a me piace il porro. E quando lo trovo bello fresco, lo prendo. E sì, ne uso una valanga, e lo affetto. Le porzioni che vi sto dando oggi sono per 5-6 persone. 5-6 persone, buone forchette. Prendo il tutto e metto in padella. Irroro con un bel giro d'olio abbondante e accendo la fiamma e lascio andare un po'. Nel frattempo taglio le carote e adesso in padella. Aggiustiamo il sale. Lasciamo ammorbidire. Il riso ha assorbito tutta l'acqua ed è cotto. Vediamo se sul fondo c'è acqua. Ok, no, quindi possiamo spegnere e lasciarlo qui a riposare. Dopo aver fatto andare 5 minuti le carotine, possiamo aggiungere i ceci cotti. Mischiare bene il tutto. In modo che legumi e verdure, ortaggi si insaporiscano. Assaggiamo a questo punto di sale e adesso aggiungo un po' di acqua. Io sto mettendo 2 tazze di acqua, faccio creare proprio un sughetto, copro e faccio cuocere. Le carote devono diventare morbide ma non spappolose, nel senso che devono avere una certa consistenza al morso, almeno io le preferisco così. Per agevolare la cottura copro con un coperchio e faccio andare una decina di minuti. Dopo aver fatto andare per 10 minuti è il momento di aggiungere il latte di cocco.
E subito dopo il latte di cocco, la mistura che ho fatto di farina, curry, paprika e acqua. Vi ricordo che la quantità di spezie può variare a gusto, quindi poi assaggiate il vostro curry e decidete quanto farlo speziato. Bene, e lasciamo andare finché non si addensa. Quando sarà bello denso, il piatto sarà pronto per essere composto. E adesso impiattiamo. Metto il riso. Ma il riso abbonda? No! Nel tuo piatto sì. Sei troppo forte. Non faccio impiattamenti esotici con coppolini, robe, va? E varie. Che buon odore. Ed ecco qua il nostro riso con curry di ceci. Assaggiatelo e ditemi quanto è buono questo piatto. Un piatto salutare, buonissimo, speziatissimo, che vi risolverà un pranzo in maniera davvero, davvero semplice e gustosa. Vi lasciamo alle foto. Ciao!